I rosati di Puglia puntano in alto, una scelta difficile questa secondo l'assessore Stefano, un modo coraggioso di rilanciare quelli che troppo spesso sono stati dichiarati figli di un dio minore, ma che invece possono diventare un'ottima rampa di lancio per portare il vino pugliese nel mondo. Il rosato rappresenta il punto più alto di una strategia, il punto più alto perché porta con sé una serie di difficoltà, ma ci porta anche la possibilità di una prospettiva di grandi potenzialità. Potevamo fare una scelta diversa, quella dei vini bianchi che rappresentano il 60% dei consumi. Abbiamo fatto quella più difficile, quella del vino sul quale la tradizione produttiva, la capacità produttiva ha la necessità di avere qualità indiscutibili. E i rosati sono stati proprio il centro del dibattito di questa mattina nell'area Enoteca dei Vini di Puglia, un dibattito accompagnato dalla degustazione di prodotti vini tipici locali, anima e testimonianza della cultura e della tradizione nostrana. A spiegare poi cosa rappresentano in realtà le cantine regionali in questa vetrina tutta pugliese, anche il noto cantautore Albano Carrisi. È la mamma e il papà di tantissimi vini. Lo sanno tutti, ma nessuno osa dirlo. E finalmente siamo usciti dalla schiavitù, dallo schiavismo che ci avevano costretto per qualche centinaio d'anni, forse anche più, costringendo tutta la gente a produrre un certo tipo di vino che doveva servire poi come spina dorsale per tutti gli altri vini. Ma in questa 46esima edizione del Vinitaly la tradizione si unisce anche all'innovazione. Presentata infatti la nuova applicazione per iPad, iPhone e tablet, Le strade del vino Puglia, un viaggio virtuale alla scoperta del territorio e dei vitigni autoctoni. Abbiamo voluto abbracciare il tema della tecnologia e quindi della comunicazione, perché in questi anni il vero valore aggiunto per noi è stata la capacità di comunicare ciò che produciamo e quindi di raccontare non solo l'eccellenza del prodotto, ma anche di un territorio ricchissimo di biodiversità, ricchissimo di tratti identitari che in un tema e in un settore come il vino arricchiscono oltremodo di contenuto un'etichetta e la rendono inimitabile in uno scenario internazionale che è sempre più competitivo. Intervenuto anche alla conferenza stampa il sindaco di Verona Flavio Tosi. Io ci sono stato più e più volte in ferie, non solo in ferie, ho tanti amici. Anche qualche viticoltore, qualche cantina importante, Due Palme per fare un esempio, e quindi è una terra che apprezzo molto, sotto tutti i punti di vista.